effettivamente sono 55 anni perché nel 73 abbiamo costruito la prima nostra vettura, la PA1. Prima c'è stata tutta la collaborazione con l'Abarth. Della scuola è meglio non parlarne perché era un disastro. Della famiglia ne posso parlare perché sia mio padre che mia madre hanno fatto delle cose stupende nella vita. Le rispettive famiglie erano povere. E loro avevano preso un negozio di salumeria in un vicino paese che è Cambiano, qua vicino a Torino, e mia madre era in negozio a vendere i salami che faceva mio padre, che era stupendo, era molto bravo. Ha anche creato una ditta di trasporti e lì sono arrivato anche io da piccolo, che volevo sempre essere sui camion, sulle vetture. Poi mio padre, come sempre, per voler sempre fare di più, ha realizzato, perché l'ha costruito lui, un'autorimessa praticamente ai piedi della Mole Antonelliana, quindi proprio al centro di Torino. E con quell'autorimessa lì mi sono messo a lavorare in officina, partecipando a qualche gara fatta molto blanda. Ho avuto il piacere di conoscere il dottor Avidano, che era allora il responsabile del settore corse dell'Abarth, del braccio destro del signor Abarth. E così gli avevo chiesto cosa ne pensava, se era possibile andare a lavorare in Abarth per acquisire un'esperienza immediata. E lui mi ha detto: guarda, io non posso risponderti, ti porto dal signor Abarth. Abbiamo avuto un dialogo e a un certo punto lui mi ha detto: io non ti conosco, però se tu vuoi venire da me, stare un paio d'anni, non ti prometto il 100%, ma se vedo che è tuo mestiere, se vedo che ti senti di farlo, ne possiamo parlare. E così è andato. Sono andato a lavorare 2 anni in Abarth ed è stato stupendo perché potendo girare tutti i reparti, cambisti, motoristi, sale prova, telaisti, insomma, c'è stato il modo di acquisire un'esperienza in 2 anni che abitualmente se ne vogliono 10 anni. E poi ho convinto Abarth che la cosa poteva andare avanti. E così è stato. Allora abbiamo migliorato l'estetica di quella autorimessa e abbiamo cominciato a collaborare con l'Abarth. A un certo punto praticamente le vetture Abarth le vendevo io e non più l'Abarth, anche perché il cliente aveva piacere di avere un dialogo con il preparatore di queste vetture e invece l'Abarth quello non poteva offrire quell'opportunità, mentre invece io, secondo me era giusto che fosse così, lo facevo volentieri. Cioè, la voglia di correre c'era, la capacità molto meno. I mezzi non c'erano e mia sorella aveva una 600 che mi prestava di tanto in tanto per andare a fare qualche gita o cosa così. E io, di nascosto, l'ho un po' preparata e siamo andati a fare la prima gara qui vicino a Biella. E alla partenza sono riuscito a fare la prima curva e poi sono uscito. E si è rotta la macchina contro un paracarro, allora non c'erano i rail, c'era un paracarro e la ruota ha offeso il cambio all'interno. Però io cambi di scorta non ne avevo. Varese mi rimorchia fino a Torino dove avevamo l'autorimessa. Nell'autorimessa c'era un nostro cliente che era anche amico, sia ben chiaro, che posteggiava il Pulmino 600 e abbiamo smontato dal Pulmino 600 il cambio e l'abbiamo montato sotto la mia 600 per andare a correre, quindi tutta la notte, eccetera. Vado a correre, stessa curva, prima curva, questo per dire, però il paracarro non c'era più, allora la macchina è andata giù. Io sono sceso, qualche ruzzolone l'ho fatto, insomma, però non è successo niente di grave, però la macchina, il tetto era all'altezza del volante, quindi io il lunedì dopo dovevo andare ad Asti, dovevo fare il geometra e avevo gli esami, solo che non avevo un centimetro quadro che funzionasse, ero tutto un livido. Praticamente Tomaini era in Abarth già come braccio destro di Colucci, che era diciamo così, il responsabile del reparto corse, finalmente è venuto da noi.
E da noi, devo dire, ci ha insegnato a fare le macchine da corsa. Cioè, veramente per me è un talento stupendo. E con tanta pazienza, perché il mio carattere poi non era dei migliori. Devo dire che mi faceva fare anche tanti chilometri da collaudatore, perché lui qualsiasi particolare andava collaudato. Però Tomaini ha avuto una telefonata dal commendator Ferrari e lui, quando ha deciso di andare alla Ferrari, ci ha lasciati in 8 giorni. E noi avevamo il Formula 2 nuovo progettato da lui, il Formula 3, il PA4 prototipo e il Formula Ford. Quindi avevamo 4 progetti in aria, ci siamo trovati soli, le lascio a lei immaginare. Allora cosa è successo? Abbiamo scartato quelli che era possibile scartare e siamo andati avanti con i prototipi e il Formula 2. Se vogliamo parlare della Formula 2 del 79, devo dire che la vettura era una gran bella vettura e aveva un bel piede. Camminava, andava bene, era una cosa veramente... Sia l'ingegner Matarazzi che Stirano avevano lavorato molto bene. Civer, pilota a dir poco eccezionale, una voglia di vincere assoluta. E quindi tutto assieme, purtroppo l'ultima gara si è rotto un raccordo dell'olio e abbiamo perso la macchina e abbiamo perso il campionato. Se poi adesso parliamo del salto dal Formula 2 al Formula 1, le dico sono dolenti note, perché purtroppo lo sponsor principale non ha voluto saper ragione di fare un passo un po' più calmo come l'avevamo proposto noi. Lui ha voluto subito andare in Formula 1, ma capisci che abbiamo fatto un contratto a settembre con la macchina da fare, col motore da trovare, e a gennaio c'erano le prime 2 gare in Sud America, quindi in 3 mesi non è che si fanno grossi miracoli. E quindi a quel punto lì abbiamo tentato la sorte e abbiamo fatto la macchina come abbiamo potuto, che poi che cos'era? Era la Formula 2 messa con un motore più grosso, gomme diverse, eccetera. Tutto lì. Quindi l'inizio della Formula 1 non è andato bene e poi ha avuto subito grossi guai, perché il secondo anno abbiamo perso un pilota alla partenza che veramente ci ha massacrati. Purtroppo questo ragazzo aveva tanta voglia ed era, pensi, la prima volta che si qualificava, e tutti gli abbiamo detto, c'era anche Palazzoli, gli abbiamo detto: guarda che te hai già vinto il Gran Premio, qualificarti con quella macchina lì in Canada hai fatto miracoli. Stai tranquillo, sei parti ultimo, hai 300 km per capire come... Vai tranquillo, sì, pronti, via. Purtroppo la Ferrari in prima fila non è partita, è successo il patatrac. E quindi abbiamo perso paletti e poi 4-5 Gran Premi dopo un mio meccanico è stato preso sotto da una Formula 1 ai box, nella corsia dei box, ed è morto sul colpo. Quindi abbiamo avuto problemi notevoli e quindi è stata un vero calvario. Dal punto di vista tecnico è stato un disastro quel periodo, perché non c'è stato un anno che o si cambiava le gomme, monogomma Michelin o monogomma Pirelli, o si cambiavano i motori turbo, o si cambiavano i motori cilindrate diverse, o c'erano le menegonne, insomma i regolamenti erano un putiferio, e per un piccolo team che doveva ricominciare da zero era tutte le volte un disastro totale. Io sono del parere che aver concentrato poi in futuro la nostra attenzione sui prototipi, sulle biposto, sia per la pista che per le cronoscalate, sia stato il successo dell'azienda. Abbiamo fatto 2 o 3 tipi di vetture, una più competitiva dell'altra, e quindi quello ci ha agevolato. Praticamente il mercato in Europa, devo dire la verità, era nostro.
anche come quantitativo, perché di PA20 se ne fate più di 100, di PA21 più di 100, quindi per quel periodo e per la nostra dimensione era un grosso successo. Con i piloti c'è sempre stato un feeling umano fra loro e me. Li ho sempre assecondati, ho sempre cercato di trasmettere quello che sapevo anche a loro nella messa a punto della macchina, e devo dire che parecchi di loro hanno avuto successo grazie anche a questa scuola, diciamo, ecco. E quindi è stata un'altra cosa positiva, che non è solo la macchina, ma ti do anche la possibilità di aiutarti nel capire i tuoi errori, nel tuo modo di pensare, il motivo per cui in salita è meglio che la pista, certi argomenti piuttosto che altri. Insomma, tante cosettine che hanno dato la possibilità di tenere questi clienti anche amici. Con le mie vetture, le dico la verità, io non sono mai contento. Cioè, secondo me manca sempre qualcosa, c'è sempre il modo di migliorare, e sono convinto che sia così. Quando mi trovo a vedere una vettura vecchia delle nostre, da un lato mi viene da ridere, perché trovo delle cose veramente ridicole, che forse si poteva fare molto di più avendo un po' più di esperienza. Quindi, però diciamo che non guardo tanto il vecchio, preferisco, riesco ancora a trovare per fortuna guai sulle vetture recenti, per cui ho lavoro nel sviluppo, nella miglioria di queste vetture, e mi fermo lì. Lo sviluppo delle macchine non è passione, ma è obbligatorietà, cioè se vuoi essere competitivo non ti devi accontentare di quello che hai. Per fare di meglio bisogna lavorare, provare, rompere, fare mille cose per avere un risultato. Io credo che noi siamo ancora gli unici a non fare, a fare solo il misto, perché io ho ancora sempre un telaio tubolare d'acciaio pannellato in carbonio. Però devo dire che le nostre vetture hanno anche subito crash micidiali, ma con dei risultati stupendi a livello di resistenza. La scelta di stare sull'acciaio 30 anni addietro, si potrebbe dire, è anche una sfida per far capire che comunque lavorando con dei materiali giusti, lavorando bene, facendo le cose nel migliore dei modi, si riesce ad avere da un lato la resistenza del carbonio, perché nelle vetture che abbiamo fatto il crash non guarda se è carbonio o è tubo d'acciaio, devi passarlo, punto e basta. E devo dire che abbiamo avuto solo successo quando abbiamo fatto i crash. E poi il fatto di essere così competitivi, da essere più veloci che la concorrenza del carbonio, quello stimola. Io devo solo dire grazie a mia moglie, perché per me è stata una figura stupenda, lo è ancora adesso è in ufficio dal mattino alla sera e ha quasi la mia età, quindi diciamo che anche lei avrebbe piacere di stare un po' più calma, ma lo sa che con me è dura e quindi si accontenta di quello che offre il convento.